Siamo qui oggi in quanto stiamo partecipando ad un'iniziativa molto lodevole, grazie a Detta, Bernadette, che ha deciso di, tutto è partito dall'iniziativa di piantare dei cipressi, due cipressi. Da questa iniziativa di due cipressi siamo arrivati a quanti cipressi? Fino adesso siamo a 57. 57? Fino adesso. Fino adesso, perché cos'è che è successo? Ciascuno ha deciso di adottare un cipresso e quindi tutti coloro che arrivano dalla famiglia, dalla grande famiglia a cavallo o dai vari discendenti hanno deciso di adottare un cipresso. Quindi siamo qui oggi con Manu Garden di Gino Pingaro, Vicino Pingaro, giusto? sì. Che è il nostro fornitore per questa occasione lodevole, quindi sicuramente rimarrà nella storia. Prego, Grazie. Gino. Lo venerai, no? Questo è il cipresso un poco più grande. Ecco. Linea verde. Come vedete, ogni cipresso all'incirca è alto più o meno 30-40 centimetri. No, questo siamo a 2,40 m. Quello 2,40 m. Passiamo 1,20 m, 1,30 m. 1,20 m, 1,30 m. Cipresso nero toscano da innesto, ma il vero cipresso nero. Ok, Questo e tra l'altro è sono una pianta della longevità perché comunque per crescere impiega circa un secolo, giusto? sì. Una pianta abbastanza è longevo come noi. È longevo come noi. Speriamo, quello che vuol dire. Sarò longevo come noi. Ogni cipresso, come già hai detto, sarà Prego. adottato dagli abitanti, quindi ogni abitante della Contrada Cavalla avrà un alberello a lui intestato. Esatto, abbiamo deciso tra l'altro di fare proprio un insegno o comunque un qualcosa che possa proprio intitolare questa via, Viale dei Cipressi o comunque con un qualcosa e poi ogni albero avrà un codice o comunque il Un proprio codice, nome. esatto. Tutti gli amici hanno apprezzato queste iniziative e tutti hanno partecipato con il loro contributo a comprare queste piante che vengono messe a dimora qui al Borgo Cavallo, il quale borgo negli ultimi anni è stato un po' abbandonato e adesso noi vogliamo far rinascere questo borgo che ha dato lustri a tantissime cittadine di questa contrada, E che risale. tra cui il parlante, diceva Totò. Quindi anche io nacqui in questo borgo e sono cresciuto fino a 18 anni, dopodiché mi allontanai per motivi di lavoro, ma sono ritornato fiero di questa contrada e oggi appunto vogliamo fare rinascere il borgo. Riportare, diciamo, ad una situazione molto più, cioè che possa essere apprezzata veramente da Nuovo, si tanti, apprezza tanto. Esatto, far questo sì. rinascere proprio. Far rinascere questo borgo, anche perché i giovani, tutto sommato, ci tengono a conservare le nostre abitudini, i E le nostri nostre borghi. origini. Vogliono tutti ritornare al paese di origine. È giusto, fanno bene. Condivido questa loro iniziativa a ritornare nei borghi. Ci dobbiamo augurare che l'amministrazione comunale Ci dia un provveda a sostegno. ripristinare questa strada di accesso, che sono 4-5 anni dopo che il Consorzio Acquedotto ha messo a dimora i tubi per l'acqua. Sono anni che aspettiamo il ripristino di quella strada e mi auguro che questo avvenga presto. Bene, Vabbè, vogliamo voglio. aggiungere da quanto tempo, cioè da quando è nato questo borgo, perché in effetti non è un borgo, cioè è molto di secoli, parliamo. Sì, è un borgo che è nato verso il 1810, almeno così mi raccontava mio padre. E nel 1810 ci fu il primo che venne a edificare qua sopra e dopodiché sono venuto fuori altri parenti. Ma fino a 70-80 anni fa qui abitavano soprattutto quelli che avevano
il cognome Cavallo. Da qui località E dagli Cavallo. abitanti nacque poi la contrada Cavallo, che oggi è conosciuta appunto per le sue antiche tradizioni, per la sua antica origine. E ci dobbiamo augurare che, ripeto, che questa iniziativa venga fatta anche in altri borghi, perché è importante, ripeto, ritornare ai luoghi di origine. Va bene, dobbiamo ringraziare il vivaio Gino Pingari, il quale ha contribuito con i suoi cipressi al ripristino di questo borgo. Grazie Gino. Grazie a voi, grazie a tutti e vi auguro un buon anno, sperando un buon anno 2021. Arrivederci presto, grazie. Perfetto, adesso poi seguiremo a breve, pianteremo simbolicamente, sono stati già piantati, però riprendiamo proprio mentre piantiamo un cipresso. Ah sì, lo prendiamo, lo mettiamo qui. Ok.